Ciao a tutti ragazzi e bentornati al Gormiti Show. Già da oggi l'atmosfera è elettrizzante. Sì, perché qui in studio avremo ben due ospiti super gormitici. Io sono davvero emozionatissimo e quando scoprirete di chi si tratta lo sarete anche voi. Oggi al Gormiti Show ci sono i disegnatori dei gormiti dello staff di Giochi Preziosi. E siete pronti per conoscerli? Io sono pronta per fare una magia. Vai. Eccoli qui! Loro sono Giorgio Palombi ed Emilio Quaini. Wow ragazzi, siete qui in carne ed ossa e io voglio già farmi un milione di domande. Allora, per esempio... No, aspetta Gianni, dobbiamo stringere un pochino i tempi perché insieme ad Emilio e Giorgio vedremo delle cose fantastiche. E allora partiamo subito con le presentazioni. Emilio, allora, raccontaci un po' di te, di cosa ti occupi e che tipo di disegnatore sei. Sono Emilio, sono in Giochi Preziosi dal 1991, sono direttore creativo e mi occupo insieme al mio team di disegnatori e di designer della parte estetica del giocattolo. In tanti anni ho realizzato diverse linee di giocattoli, forse il più famoso è il robot Emilio che porta il mio nome. No, ma io ce l'avevo! Ma anche ce l'avevo quando ero piccolissimo! Era quel robottino bianco che gli davi delle indicazioni. Col vassoio. Esatto. Ne abbiamo rifatto una nuova versione con un design un po' più moderno anche pochi anni fa e insomma... Siamo stati contenti. Wow. Bello. E invece tu, Giorgio, di cosa ti occupi? Allora, io lavoro in Giochi Preziosi come Emilio, ma da 3 anni. E sono sia disegnatore che modellatore 3D e quello di cui mi occupo è tutto ciò che riguarda i personaggi in sé. Quindi praticamente sin dal disegno fino al prodotto finale con tanto di snodi come piace a tanti bambini. Wow, è davvero fantastico. Tra l'altro io sono un grande appassionato del disegno e non vedo l'ora di vedervi all'opera. E li vedremo, Gianni. Però dobbiamo procedere con calma. Ci raccontate come nasce un personaggio dei Gormiti? Allora, noi non lo sappiamo come nasce veramente un personaggio dei Gormiti. Secondo me sono sempre esistiti. Quello che facciamo noi è semplicemente andare in giro e cercarli ovunque lì possiamo trovare e una volta che li troviamo facciamo subito un ritratto. Che pazzesco, bello! Pazzesco. Io voglio farti una domanda, Emilio, ma quando crei un personaggio nuovo parti direttamente con la matita o al computer? Allora, una volta si partiva, come hai detto, con la matita e il foglio. Sì, il foglio e si disegnava. Adesso il metodo non è cambiato, non sono cambiati gli strumenti, quindi facciamo questa cosa con una penna magnetica e disegniamo direttamente su una tavoletta grafica. In modo tale, così è più semplice, sì, immagino. Sì, più semplice, sì, più veloce. Wow, certo. Bellissimo. Invece, Giorgio, mentre dormivi, hai mai sognato un gormita, un personaggio che poi è diventato realtà? Perché lei si sogna sempre Lord Titano. Sì, immagino. Ormai tutti lo sanno. No, nel mio caso non ho mai fatto sogni con gormiti vari, però devo dire che durante la notte qualche volta qualche gormita mi viene a trovare mentre disegno, perché io disegno anche per relax, no? E qualche volta è venuto fuori qualche personaggio, come Hirok ad esempio. Sì, l'ispirazione notturna a volte funziona. Io ho una domanda un pochino curiosa. Emilio, sì. Ma parli mai ai tuoi disegni? Ma non guardatemi così, è una domanda curiosa. No, ancora non, non parlo con i disegni, però sai, ti dirò, ogni tanto mentre li disegno sembra che mi guardi in un modo strano. Un po' strano? Sì, a quel punto lì vuol dire che c'è qualcosa che non va e devo modificare qualcosa. Per forza. Che parlano con te. Esatto. Forse sono loro, esatto. Ragazzi, voi che ne pensate? Potevate immaginare che i gormiti fossero nati come ci ha raccontato Giorgio? Scrivetelo qui sotto nei commenti, mi raccomando. Ora Giada, abbiamo bisogno assolutamente di una tua magia. Va bene, lasciamo che Giorgio ed Emilio si preparino. Brava Giada, ora abbiamo qualche secondo mentre Giorgio ed Emilio si preparano per mostrare a tutti i nostri amici a casa la terza uscita del Gormiti Magazine. Infatti volevo farti vedere tutte le novità che ci sono in questo numero. Vai, apriamolo. Vabbè, innanzitutto possiamo dirvi che troviamo Achilos in un'edizione limitata tutta dorata. Poi apriamo e troviamo, l'indice. I fumetti inediti. E ricordiamo che sono storie uniche mai viste. Poi ci sono tanti disegni da colorare. C'è la nostra intervista. Vi raccontiamo una giornata dietro le quinte del Gormiti Show. Sì, vi raccontiamo cosa accade dalla mattina alla sera su questo set. Poi ci sono gli art craft. Sì, giusto. E tantissimi post. Giada, guarda, il Gormiti Magazine è davvero bellissimo. Però io non sto più nella pelle. Puoi far comparire di nuovo i disegnatori dei gormiti, per favore? Sento che sono pronti. Wow, Giorgio, che cosa abbiamo qui? Allora,
Abbiamo portato un po' di materiale da Giochi Preziosi che mostra tutto il processo con cui noi creiamo i nostri gormiti. Ok. Quindi abbiamo sia dei disegni, quindi praticamente del materiale 2D, e poi abbiamo anche delle stampe 3D fatte dai nostri modelli che abbiamo modellato internamente all'azienda. Eh sì, perché è in 3D appunto, perché si può vedere sopra, esatto. Si può girare, vedere la schiena. Fantastico. Ma potresti spiegare la differenza tra il 2D e il 3D? Certo, allora 2D sta per due dimensioni, come il foglio che ha le due dimensioni. Ok. E praticamente è un modo di chiamare questo tipo di lavorazione. Invece il 3D, che sarebbe tridimensionale, è una lavorazione che noi facciamo per ottenere praticamente la statua finale e il giocattolo che lo tenete in mano. Fantastico, fantastico. Wow. Emilio, per capire meglio come appunto nasce un personaggio, voi ci avete portato dei bozzetti in 3D, dei prototipi, giusto? Dei disegni? Sì, sì, abbiamo portato un esempio di come è lo sviluppo normale di un qualsiasi personaggio. Questo ad esempio Carrion. È il mio preferito. Ah, vedi, siamo partiti comunque da una bozza e aveva delle caratteristiche diverse. Ok. E poi siamo arrivati a questa che è quasi definitiva come proporzioni. Fantastico. Il passaggio dopo di questo è la colorazione, che poi comunque subisce anch'essa delle modifiche. No, caspita, è cambiato tantissimo. Ma, sì. Ma aspetta, scusate un secondo. Ma qua ci sono dei numerini. Cioè, questo è la prima versione, di Lord Carrion. Esatto, questa era la prima versione di Lord Carrion. Ma quanto era piccolo? È cresciuto col tempo. Era minuscolo. Ma scusami. Aveva un faccino viola, come mai è cambiato ed è diventato totalmente rosso? L'abbiamo cambiato perché essendo il Lord del Fuoco doveva dare più... Giusto, la potenza, la forza del fuoco. La potenza del fuoco, esattamente. Chiaro, fantastico, fantastico. Quindi siamo arrivati all'ultima versione che poi è questa, che è quella giusto. Che conoscono tutti. Ufficiale. Wow. Quella ufficiale. Fantastico. Che bello. Stessa cosa abbiamo fatto poi con Lord Titano. Che è il mio preferito, Lord Titano. È il suo preferito, Lord Titano. Qui si vede come siamo partiti dai volumi principali e poi aggiungendo dei dettagli per non arrivare a... Abbiamo ripulito e questo è diciamo l'ultima versione. Sì, guarda Giada, proprio come, cioè, come appunto viene creato con tutte queste linee, no? È bellissimo vedere e come poi nasce con la gomma zero. Immagino che è andata a cancellare. Esatto. Tutto. Cancelliamo le linee di costruzione e rimane i tratti. Esatto. È pazzesco. E qui è quando ha avuto anche lui la sua trasformazione. Anche qui è stato colorato e ha subito anche gli... Ma... È cambiato tantissimo. Scusa un secondo. Aveva anche il fuoco dagli occhi. Ma il numero uno aveva pure la barba, ma era anziano. Sì. E aveva anche una faccia. Sì, è vero, una faccia un po' cattiva. Che qui è sparita. Sì, qui la faccia era troppo cattiva e lui è stato svecchiato. Era in giovanile. Era in giovanile. Fantastico. Tra l'altro, guarda, la versione numero 3, appunto, sul petto ha questo leone, no? Che è vero. Tra l'altro mi ricorda un Hyper Beast, che è l'Hyper Beast di Riff. Esatto, esatto. E questa è l'ultima versione, quella definitiva di... Che conosciamo tutti. Vero, Giada? Sì, certo che la conosciamo tutti, ovviamente. Ah, guarda qui che abbiamo i gormiani. Esatto. Eccoli qui. Questi sono gli Eraz, sono le prime prove, dalla prima prova, diciamo, 2D fino ad arrivare all'ultima versione che è questa. Fantastico. E qui poi abbiamo Esattamente, Riff. Questo è Riff. Stessa cosa, si vede il disegno 2D Fantastico. Dalla bozza, il colore bellissimo. E poi bellissimo vedere come si sono evoluti. Ho una domanda un po' curiosa. I nomi dei vari gormiti dei Lord. Ma chi li ha dati? Per esempio, siccome qua abbiamo tanti, tanti gormiti, Lord Voidus. Chi è che ha dato il nome di Lord Voidus? Quello in particolare gli ho dato io. Ma davvero? È vero? Sì. Alcuni sono stati cambiati, modificati per varie ragioni, ma questo qua è stato mantenuto e sono molto contento perché comunque Voidus dovrebbe ricreare, cioè rievocare praticamente il vuoto. Quindi non solo Voidus. Voidus dall'inglese è un po' void. Void dovrebbe essere vuoto e quindi quella sensazione un po' di... Bellissimo sapere anche per come è tutto il retroscena, fantastico. Bravi, siete davvero dei grandi. Ma ragazzi, però purtroppo il tempo è tiranno. Dobbiamo salutarvi e vi aspettiamo nella seconda parte della puntata. Mi raccomando, non dovete assolutamente mancare. Assolutamente perché... no, perché ci sono sempre un sacco di cose interessanti e Giorgio ci spiegherà tutte queste cosine qua. Mi vi raccomando. Aspettiamo. Ciao. Ciao. Saluti. No, però. Ma lo sai che ho scoperto una cosa? Cosa hai scoperto? Yes.